Salve a tutti ragazzi, adesso vi andrò a mostrare come cambiare le pasticche posteriori su una Ford Focus anno 2002. Io qui ho già smontato un pochettino la pinza, mi sono portato un po' avanti con il lavoro, giusto per farvi vedere un attimino il procedimento. Comunque appunto smontate, vanno tolti tutti i dadi posteriori. Io mi sono creato un adattatore mio personale fatto da me, per riuscire in questo procedimento, che è questo pezzo qua, che poi vedremo come funziona. L'ho creato io, non esiste ovviamente in commercio, perché la problematica della pinza posteriore è che è presente il pistoncino che aziona anche il freno di stazionamento e quindi non permette il rientro normale con un semplice cacciavite del fluido liquido freni per allargare la pastiglia e far, diciamo, ed inserire le pastiglie nuove più spesse, ma occorre questo tipo di procedimento, appunto, che andrò. Quindi si tolgono le pastiglie vecchie, ovviamente il pistoncino, come si potrà vedere, si tolgono anche i supporti, diciamo, la slitta che comanda, che preme sul pistoncino, e come si può vedere rimane il pistoncino tutto alzato, e quel pistoncino lì non può essere mandato indietro con un semplice giravite come viene fatto in genere con le pastiglie anteriori, con le pinze delle pastiglie anteriori. Quindi è un po' più complesso in quanto è un pistoncino. Questo è il mio supporto adattatore che ho creato con un po' di pazienza e fantasia, ma è molto semplice. E quello è il dado che ho utilizzato, il dado originale della pinza posteriore che ho anche utilizzato per questo, diciamo, lavoro. Va avvitato su questo adattatore, su questo, diciamo, mio lavoro che ho fatto, va avvitato quel tanto che basta per poterlo mandare in pressione, tra il supporto, diciamo, della pinza esterna superiore e la testa del pistoncino. Quindi adesso io lo avviterò un pochettino per vedere quanto dovrò appunto lasciarlo avvitato o meno. Adesso proverò un attimino per vedere se la testa del dado va a spingere sul pistoncino. No, è ancora troppo lento, vedete, non spinge sul pistoncino, quindi non va bene. Quindi a questo punto io lo svito ancora, in modo che allungo un po' la vite in questa maniera, in modo che vediamo se adesso riesce ad andare a spingere, vediamo un po' meglio, ma ok, un po' meglio, però ancora mi sembra un po' lento, infatti si muove, non dovrebbe andare bene. Io adesso provo a girare con la chiave, ma no. No, è ancora troppo lento. Infatti, meglio estrarlo, tirar fuori ancora un po' la vite in modo che possa andare in pressione. Vediamo un po' se ci siamo. In questo caso un po' troppo, quindi lo riavvito un pochettino. Un po' troppo. Ora in questa maniera ci dovremmo essere. Sì, la pressione sembra quella giusta. Quindi deve andare a forzare in modo che poi il supporto, l'adattatore rimanga fisso e quindi si possa operare con la chiave in sicurezza. Ecco, in questo modo bisogna andare con la chiave appunto a forzare la testa del dado, svitandola verso la testa del pistoncino, però mi sembra che qui non vada bene. No, no, infatti credo di averlo messo al contrario. Sì, infatti va girato nell'altro verso, che ho fatto anche in modo che rimanga bello, bello aggrappato alla pinza. Quindi, ecco, come dicevo, una volta fatto questo, il dado va spinto, svitandolo appunto verso la testa del pistoncino, quel tanto che basta. Poi uno bisogna che si regola, nel senso che la pressione giusta, che vada a far pressione sulla testa appunto del pistoncino delle pasticche. Poi con la cagna si prende la base del pistoncino e si svita
appunto quest'ultimo. Solo in questo modo il pistoncino, svitando, appunto, aiutato dalla pressione del dado precedentemente svitato da me, il pistoncino si abbassa e man mano, appunto, ci permetterà di poter arrivare a un livello tale per poter inserire dentro le pasticche. Quindi ecco, questo è il procedimento. Si riprende di nuovo la pinza in mano con l'adattatore inserito, ovviamente, e con la chiave si fa lo stesso procedimento. Si inserisce, si svita mandando a pressione a comprimere la testa del dado sulla testa del pistoncino, regolandosi sempre con la giusta pressione, cioè si svita, poi noi starà a noi un attimino vedere di regolare la pressione. Io sto un po' scomodo, a dire la verità, riesco a inserire male questa. Non è una posizione comodissima, comunque pian piano, insomma, si riesce. Poi si riprende la cagna, si va di nuovo a posizionare su un dado che, devo dire, è molto scomodo. Anche qui occorrerebbe una chiave magari specifica, ma io in questo caso non ne ho disponibile. Vorrebbe una chiave un po' magari fatta su misura, perché è un dado un po' particolare. Quindi andare lì e svitare, appunto, anzi in questo caso avvitare la testa, il pistoncino, in modo che il pistoncino, con la pressione del dado, pian pianino si abbassa, e così via, facendo il procedimento fino a che praticamente il pistoncino non è arrivato giù in fondo. È una posizione un po' scomoda per lavorare, però non c'è modo, anche perché ovviamente non si può star lì anche a svitare il disco freni, il mozzo, eccetera. Quindi ecco, ripetere l'operazione: chiave, svitare il dado superiore e portarlo a comprimere quel tanto che basta sul pistoncino inferiore, riprendere la chiave, la cagna, o non so, chiave inglese, qualcuno la chiama, insomma, io ho un nome mio, e qui invece avvitare il pistoncino, in modo che, come potrete vedere, il pistoncino si abbassa. E quindi niente, questo procedimento va fatto fino a che non vedrete, appunto, che il pistoncino è giù quel tanto che basta per poter poi riuscire ad infilare le pastiglie freni. Quindi ecco, come potete vedere, in questo caso dovremmo esserci, e quindi andiamo a togliere l'adattatore da me creato, e come potete vedere il pistoncino è giù, dovrebbe essere sufficiente. Se riuscite a mandarlo un pochettino più giù, magari sarebbe meglio, comunque il più possibile. Ecco qua il mio supporto, il mio adattatore. Appunto, il mio adattatore fatto con un po' di fantasia, e questo è il dado originale che andrò a riutilizzare per fissare la pinza dei freni. Adesso mettiamo un pochettino di grasso, tanto per far scorrere meglio i leveraggi della pinza freni, e niente, dopodiché la rimontiamo. Va rimontata ovviamente nel verso giusto, ma questa non sarà un'operazione complicata, perché vi regolerete di conseguenza a come l'avrete smontata. E dopodiché vanno messe le pastiglie freni inserite. Questa pure è un'operazione assolutamente non complicata. Fare attenzione, inserirle nella giusta sede, perché come vedete le pastiglie nuove sono molto più spesse, quindi quando poi si va a rimettere, io in questo caso uso un aiutino, con un piccolo aiutino meccanico, si inserisce la pinza di nuovo, tutto col supporto e tutto, e quindi ecco qua, praticamente il lavoro più grande è stato fatto.
inserita tutto quanto, il disco va verificato se gira bene, eccetera, eccetera. Dopodiché si rimettono i dadi per bene. E l'altra cosa importante, ovviamente, bisogna stare assolutamente attenti, assolutamente attenti a controllare e ricontrollare che i dadi vengano tirati nella giusta misura. Assolutamente, perché qui si tratta di un impianto frenante e non è possibile far sì che un dado si allenti oppure che so. Quindi fare molta attenzione a controllare con attenzione, infilarli per bene, tirarli nella giusta maniera con la chiave adeguata e a non sgranarne la testa, eccetera. Quindi tirarli nella giusta misura che voi ritenete giusta, che ognuno di noi ovviamente è capace di regolarsi. Ecco, appunto, una bella forza, ecco così. E poi dopodiché si controlla l'ultimo controllo del girodisco e va perfettamente. Quindi ecco, la pinza è bella salda e il lavoro è praticamente finito.